narcisista perde il controllo. Allora, beh, bisogna intanto vedere un attimino, prendere atto della manipolazione che il narcisista mette in atto su di te. Un saluto alla nostra Rosy. Allora, che cos'è la manipolazione? La manipolazione è il processo che il narcisista o il manipolatore utilizza per controllare o influenzare o avere, un saluto a Gaia, avere un'influenza consapevole dei pensieri, dei comportamenti, delle manipolazioni degli altri, cioè avere il controllo totale su pensieri, comportamenti ed emozioni delle altre persone. Naturalmente noi siamo, quando è che siamo manipolabili? Quando è che ci può manipolare il narcisista? Salutiamo Gaia. Il narcisista ci può manipolare, la manipolazione si verifica quando una persona ha delle debolezze, quando una persona ha delle paure, quando una persona, diciamo, come dire, teme, ha paura, perché è facendo leva sulle nostre paure che il narcisista ci manipola. Ricordo che chi volesse fare una piccola donazione al canale per dare un sostegno al canale può farlo cliccando sul dollarino, oppure si può abbonare al canale. L'abbonamento costa un caffè e dà un sostegno al canale fondamentalmente, poi potete usufruire anche dei vantaggi dell'abbonamento, oppure potete fare anche una semplice donazione, anche di un caffè, e ben accetto. Allora, che cos'è quindi la manipolazione? La manipolazione è questo meccanismo di controllo che le persone utilizzano nei nostri confronti. Ci sono diversi tipi di manipolazione, ma normalmente la manipolazione, ad esempio, si basa sulla menzogna, sulle compulsioni, sullo sfruttare le debolezze. La manipolazione, diciamo, nelle relazioni sentimentali affettive ti rende, saluta Sei Riccia, un saluto all'Ada. La manipolazione nelle relazioni sentimentali affettive ti rende, diciamo, totalmente vulnerabile. Noi narcisisti, manipolatori, indirizzano le persone verso cose che interessano a loro, quindi il narcisista ti sfrutta. Nella manipolazione c'è una persona che dà, il manipolato, e una persona che prende, il manipolatore, e non c'è scambio. E quindi noi dobbiamo togliere il controllo al narcisista, al manipolatore, togliergli il controllo, in modo tale che lo mandiamo in tilt, perché anche i manipolatori hanno i loro punti deboli e il manipolato deve imparare a sfruttare i punti deboli dei manipolatori, perché se capisce questo imparerà anche a decoinvolgersi dai manipolatori stessi. È molto importante questo. I figli, quando ci sono i figli di mezzo, tutte, certo, se c'è lasciare una persona con dei figli può essere più complicato, alcuni dicono questo, però, come dire, il problema si può risolvere. È ovvio che, come dire, sarebbe meglio prevenire che curare, evitare di fare figli con una persona narcisista e manipolativa, rendersene conto prima sarebbe la situazione ottimale, però anche successivamente è possibile agire, però bisogna ovviamente tenere presente che qualunque azione che facciamo dobbiamo, come dire, essere indipendenti, perché se hai a che fare con un manipolatore e oltre ad avere dei figli sei anche dipendente economicamente, beh, allora ti sei fatto ingabbiare, ti sei fatto mettere in una situazione da cui sarà poi veramente difficile. Bisogna prima recuperare la propria indipendenza economica. Questo è un punto fondamentale perché, come dire, diciamo che il manipolato talvolta crede di aver trovato, in alcuni casi e non sempre, crede di aver trovato, come dire, l'Eldorado, no? la città dell'oro, no? Di aver trovato una persona che dice ma no, ma stai tranquilla, non lavorare, ci penso io. E poi però ti trovi magari a una certa età con dei figli e, come dire, e non hai un lavoro, non hai un sostegno. E quindi questo è ovviamente, questi sono errori che poi prima o poi vengono pagati. Dobbiamo imparare a, come dire, dobbiamo imparare che però non è mai, come dire,
Salutiamo anche Chris, non è mai finita lì la situazione, noi abbiamo sempre possibilità di uscire fuori dalla trappola del manipolatore, anche contromanipolando. E quindi nel frattempo vi ricordo di mettere un like, è gratis, quindi mettete un like che non costa niente, salutiamo Roxy Rosa. Vi ricordo di iscrivervi al nuovo canale Cammino Iniziatico. Chi non fosse ancora iscritto al canale Cammino Iniziatico si iscriva. Chi vuole fare una piccola donazione al canale, anche un caffè, basta che clicca sul dollarino e fa una piccola donazione. Chi vuole, salutiamo Alessandro. Chi vuole abbonarsi al canale, anche per dare un sostegno, anche qua l'abbonamento costa veramente un caffè, può farlo andando nella home page e cliccando sul tastino Abbonati, dà un sostegno al canale. E che comunque mettete un like, almeno il like è gratis. Allora, quindi la manipolazione, diciamo, è comunque un qualcosa che dobbiamo tenere presente e dobbiamo imparare a liberarci, perché se non ce ne liberiamo, ci distruggerà, ci rovinerà la vita. La manipolazione emotiva, ad esempio, è un insieme di tattiche utilizzate, diciamo, dal manipolatore per influenzare emotivamente gli altri. Ad esempio, se ci sono dei figli, potrebbe fare leva proprio sul fatto che ci sono dei figli, no? I figli ti condizionano emotivamente. Però dobbiamo tenere presente, un saluto a Ilaria, dobbiamo tenere presente che chi ti manipola emotivamente cercherà di farti vivere, ad esempio, il senso di colpa. Se ci sono dei figli, tenderà a dire: ecco, adesso poi ci separiamo, ci lasciamo, vedi come staranno male i nostri figli. Oppure la tattica del senso di colpa comporta di incolpare una persona e di farla sentire male con se stessa. La manipolatrice, diciamo, accusa: io penso sempre a te, ma tu non mi pensi mai. Io ti ho aiutato e tu non mi aiuti mai. Queste sono strategie che utilizzano i manipolatori. Non dobbiamo farci abbindolare da queste cose. Ripeto, però, la criptonite per il manipolatore è l'indipendenza. Ragazzi, dovete, anche se avete 90 anni, diventare non solo emotivamente indipendenti, ma anche praticamente indipendenti. Dovete avere le vostre risorse finanziarie, perché altrimenti veramente diventa difficile. Se il manipolatore ti può prendere per fame, beh, come dire, la fame è un qualcosa, è uno degli istinti fondamentali, no? Tra l'altro, la paura della fame. Ma talvolta credo che può essere meglio andare a mangiare alla Caritas piuttosto che avere a che fare con persone manipolatrici. I manipolatori utilizzano anche la vergogna, no? Quindi cercare di farti vergognare in qualche modo. E cercare di sfruttare quelle che sono le tue debolezze. Ad esempio, il ricatto di dire: se mi lasci non vedrai più i nostri figli. Però questi sono ricatti, diciamo, che non è detto che vadano a buon fine o che possono e che possano far qualcosa, no? Se mi lasci non ti perdonerò mai. Oppure se mi ami veramente dovresti fare quello, se mi ami veramente non dovresti fare questo. Ma fondamentalmente i manipolatori hanno due pesi e due misure, perché riescono a ingannarti, riescono a a crearti delle illusioni, no? Inizialmente non bisogna credere nelle lusinghe, no? Chi ti dice ti amo davvero, voglio stare con te, sei la persona speciale, però poi cerca di isolarti, cerca di, diciamo, di tenerti in una situazione, diciamo, di isolamento, quindi magari utilizzando proprio l'adulazione, no? L'adulazione, sei davvero fantastico, sei una persona speciale. Altre strategie che usano i manipolatori è quella di fare la vittima, no? Farsi vedere come fossero vittime del mondo. I manipolatori giocano, ti triangolano, insomma, hanno tutta una serie di cose, no?
Però il vero problema è che riconoscerle è possibile, riconoscerle è facile e la contromanipolazione sta proprio nel non farsi manipolare, perché teniamo presente questo fatto, no? Che i manipolatori, i narcisisti hanno proprio questa esigenza di manipolare, no? E quando si rendono conto che non possono più manipolarti, bene, iniziano ad andare in tilt. Iniziano ad andare in tilt perché stanno perdendo qualche cosa. Ovviamente la manipolazione, diciamo, comporta, come dicevamo, l'uso delle debolezze delle persone, no? Quindi bisogna imparare a fortificarsi per non essere manipolabili, bisogna imparare a sviluppare anche autostima in se stessi, perché altrimenti rischi di entrare in stati in cui poi non riuscirai a venirne fuori. I manipolatori possono essere anche manipolatori nascosti, no? Ma il vero problema è che se noi gli diamo potere, perché non dobbiamo, quindi per limitare, per evitare di avere a che fare con i manipolatori, non dobbiamo avere sensi di colpa, no, dobbiamo avere una buona autostima. Dobbiamo essere indipendenti. Indipendenti è un punto fondamentale perché è l'aspetto poi pragmatico. Se tu, come dire, economicamente dipendi da un'altra persona, tra l'altro talvolta si crea veramente un connubio parassitario, no? Anche con i genitori e i figli, no? Ci sono dei figli che, soprattutto verso le mamme, stanno a hanno 30 anni o 35 anni e continuano a vivere a casa, anche 40 anni, a vivere a casa di mamma. Per dire, e lo fanno e lo fanno perché da una parte gli viene anche comodo, no? Vivere a casa di mamma, però dall'altro mamma li tiene sotto controllo, no? Quindi è un intreccio negativo, nefasto, in cui una persona non è mai cresciuta e l'altra persona può controllarla come se fosse sempre un bambino, anche se ha 40 anni. Quindi la manipolazione, diciamo, talvolta andiamo a cercarla, no? Perché anche questa, dei genitori è una forma di manipolazione. E talvolta al posto del genitore c'è il marito, c'è, il compagno o la compagna che tiene i bottoni della borsa e soprattutto, come dire, e quindi ti rende poco, come possiamo dire, ti toglie il potere. Il potere decisionale, noi dobbiamo sempre, sempre, sempre darci come obiettivo di vita minimo quello di essere indipendenti. Essere indipendenti è l'obiettivo di vita minimo, minimo che noi possiamo avere. Ma poi la manipolazione, diciamo, si manifesta anche un po' in tutte le situazioni della nostra vita. La manipolazione non è che si manifesta soltanto, diciamo, in alcune situazioni. E in altre no. Ad esempio, oggi anche la società ti manipola, la società ti manipola tantissimo, no? Noi, come dire, siamo manipolati e siamo spinti a fare delle cose, attraverso, ad esempio, un'informazione, mainstream, un'informazione, diciamo, possiamo definirla un pensiero unico, no? Crediamo di vivere in democrazia, però spesso, come dire, il pensiero unico, chi va contro il pensiero unico viene in qualche modo scartato e anche minacciato, no? Perché poi ci sono delle minacce, no? Vere e proprie, no? Quello che è capitato negli ultimi anni, ad esempio in Italia, persone sono state minacciate, che se non facevano una cosa ne avrebbero pagato le conseguenze lavorative di altra natura. Quindi questo stanno sempre cercando di più di, ad esempio, mescolare verità e bugie è un'altra strategia manipolativa, perché il manipolatore, salutiamo Elena, il manipolatore utilizza, diciamo, utilizza il mescolare verità e bugie, perché non dice soltanto bugie, ma mescola le bugie e la verità in modo tale che tu entri in confusione, no? Magari qualcosa di vero te l'ha detto e tu inizi a entrare in uno stato che in qualche modo ti blocca. Ricorda a tutti di
iscrivervi comunque al nuovo canale Cammino Iniziatico, di cui posto il link. Ricordo di abbonarvi al canale, anche a questo canale l'abbonamento costa un caffè, quindi un investimento che tutti possono fare, positivo su voi stessi. Potete anche fare una piccola donazione se volete, anche solo di un caffè, e andiamo avanti. Quindi le forme, il modo migliore per isolare il manipolatore è lasciarlo perdere. Come dire, se un manipolatore usa il silenzio, levatelo dai coglioni. Cioè, il manipolatore va trattato con irriverenza, ma ovviamente questo possiamo farlo soltanto se non abbiamo paura di lasciarlo, non abbiamo paura di perderlo, perché fin tanto che tu hai paura di perdere una persona, non hai possibilità, no? Se io temo, come dire, di perdere, che ne so, un oggetto, di perdere questa stele, questo coso di quarzo rosa, sarò schiavo del quarzo rosa, perché se ho paura di perderlo, non avrò possibilità. Noi non dobbiamo aver paura di perdere una persona, e questo è il punto perché altrimenti saremmo sempre vincolati, no? È ovvio che noi possiamo aver paura di tutto, no? Ma certo, se uno dice, se questa persona se ne va, io muoio di fame, e allora, come dire, bisogna fare attenzione, no, a tutto questo. Le persone che non dobbiamo cercare di trasformare le persone manipolatrici in qualcosa di diverso, perché, come dire, tra l'altro, quello è il loro modo di fare, il loro modo di essere, no? È come lo scorpione che ha come modalità quella di pungere, no? Non so se ricordate la storia della rana e dello scorpione, quando la rana dà un passaggio allo scorpione che vuole attraversare il fiume, al centro del fiume, lo scorpione la punge, e la rana gli dice: ma come, tu mi pungi, ma io morirò, ma morirai anche tu, perché lo hai fatto? Lo scorpione gli dice: non è, questo è il mio istinto, il mio modo di fare, quindi è inutile sperare che una persona manipolatrice possa d'emblée trasformarsi e diventare una persona migliore. Affinerà sempre di più se mai dovesse cambiare le sue arti manipolatorie. Quindi oggi utilizzerà il silenzio, domani utilizzerà il gaslighting, perché utilizzerà sempre strategie più raffinate. E comunque, mescolando menzogna e realtà, ti distruggerà la vita. Per evitare di essere sottoposti a questa tecnica di manipolazione, è importante evitare, diciamo, di ricercare, di verificare esattamente le dichiarazioni dell'altro, verificarne l'accuratezza. E questo è un punto molto importante. Noi non dobbiamo prendere per buono la persona. Un saluto al grande Giorgio Cameli, benvenuto al grande Giorgio Cameli, che tra l'altro è un esperto di narcisisti, col libro Battito di ciglia, Il sentiero della felicità, che vi suggerisco di prendere. Anche la tecnica del ricatto emotivo è anche a Psychology Art Gallery, quindi tra l'altro ho postato il link, ci sono tutta una serie di video della Psychology Art Gallery del Policlinico Gemelli, canale Mirai Point Roma. Iscrivetevi anche al canale Mirai Point Roma, trovate anche il link su questo canale, diciamo, nella community. La tecnica del ricatto emotivo è un'altra tecnica di manipolazione, no? Che si basa su utilizzare una leva emotiva per controllare l'altra persona. La persona, il manipolatore che utilizza questa tecnica, cerca di ottenere il risultato desiderato utilizzando i sentimenti dell'altra persona. Ad esempio, potrebbe dirti: una persona che mi ama non mi lascerebbe solo, se sei davvero interessata a me faresti quello che io ti dico, se diciamo non hai paura che i tuoi figli soffrano se noi ci lasciamo. Ad esempio, questo discorso dei figli. I figli vengono utilizzati come leva ricattatoria, no? Nel miglior dei modi ti dicono: ma vuoi far soffrire i nostri figli lasciandoci? E se tu caschi in quello, purtroppo non c'è altra cosa che accettare una vita d'inferno. Se mi amassi davvero faresti questo, se mi amassi davvero faresti quello, oppure non faresti questo, non faresti quello.
diciamo, far sentire l'altra persona in colpa, costringerla ad accettare dei comportamenti desiderati, ma anche nel lavoro, si può utilizzare, diciamo, una situazione del genere, il capo ufficio che ti dice, vabbè, ma se non vuoi fare straordinario, qua rischiamo di fallire, tu resterai in mezzo a una strada, no? Ad esempio. Non bisogna mai coinvolgere i propri figli, ma i manipolatori li utilizzano tutte le strategie che hanno. Non puoi dire, è come dire allo scorpione di non pungere. Che vuol dire non si può mai utilizzare i nostri figli e non coinvolgere? Ma il manipolatore lo farà, perché è come lo scorpione. E non è che lo scorpione non ti punge, vai a spiegare allo scorpione che se pungi, la rana morirai anche tu. E da questo punto di vista, il manipolatore usa spesso la politica di Sansone, no? Muoia Sansone con tutti i filistei. Come dire, butta giù le colonne, cadono tutte le colonne. Questo, è ovvio che, diciamo, sono tante frasi, no, che i manipolatori utilizzano per tenerti, talvolta utilizzano anche l'autorità, no? Io sono quello che. Ti mantiene e se ti mantengo, tu devi fare come dico io, no? Anche nelle relazioni, no? Sentimentali affettive, dove magari una persona non ha, come dire, risorse economiche, no? E allora è soggiogato, da un'autorità economica. Io che ti mantengo sono, diciamo, io che decido cosa fare, cosa non fare, quindi ti trovi in una situazione. Per questo che dico che l'indipendenza è fondamentale. La tattica, diciamo, di gioco è quella di non dare importanza all'altra persona, di fregarsene delle cose che fa, essere indipendenti. Usa il silenzio, me ne frego, che resti lì dove vuole. Questo è un suo problema, non è un mio problema. Perché noi non dobbiamo farci i problemi degli altri, tentare di giustificare, ecco. È un narcisista, ma la bambina ha sofferto. Qualcuno, tutti hanno sofferto. I narcisisti o i manipolatori, come dice Giorgio Camelli, hanno un'emotività bloccata, è come se fossero bambini, diciamo, di 2 anni, di 3 anni. E questo è un dato di fatto, no? Poi i manipolatori sono anche martellanti, utilizzano ad esempio la ripetizione. Continuano a ripeterti le stesse cose, no? Questa, tra l'altro, è una tecnica anche della pubblicità, no? Che utilizza anche la pubblicità. Come dice ad esempio giustamente Alessandra, il pensiero unico utilizza una cosa martellante, no? Il pensiero unico è più forte che mai, esattamente, e ti ripropongono in modo martellante sempre la stessa visione della realtà, sempre le stesse cose. Riducendo di fatto il libero arbitrio, riducendo di fatto la possibilità di avere una propria opinione, perché oggi utilizzano questo, no? Se tu hai una tua opinione su qualunque cosa, iniziano a tacciarti di ah, tu sei un maschilista, tu sei un terrapiattista, tu sei questo, tu sei quello. Un saluto a Roxy. Utilizzano tutte queste cose per costringerti a adeguarti a questo pensiero unico, adeguarti a questo pensiero del mainstream. E questa tecnica la utilizza anche il narcisista, la utilizza anche il manipolatore, no? Non su scala, come dire, planetaria, non su scala nazionale, ma la utilizza su scala interpersonale, inizia a martellarti. Inizia a ripeterti sempre le stesse cose e dopo un po', se tu gli dai modo di parlare, bisognerebbe proprio mettersi delle barriere, no? Direzionare i nostri pensieri da altre parti, perché questi messaggi dovrebbero entrare da una parte e uscire dall'altra, altrimenti, queste ripetizioni, diciamo, gli assicureranno che le sue idee entreranno nella nostra testa. Ad esempio, è come un amante che non lascia mai la moglie, e un amante che non lascia mai la moglie, e però continua a dirti che ti ama, ti amo, ti amo, ti amo, però la moglie non la lascia.
E tu devi guardare i comportamenti, non il fatto che ti dice a ripetizione ti amo, ma poi si tiene la moglie. Un discorso sul narcisismo sociale lo farò molto volentieri con Giorgio Cameli, quando vuoi. Giorgio, tra l'altro, un po' che non intervisto Giorgio, e quindi il narcisismo sociale ha anche delle ripercussioni, perché viviamo in una società, diciamo, da un certo punto di vista narcisistica, se ci pensiamo bene. Ma non narcisistica o narcisista come società da parte delle persone, ma da parte proprio anche di molte istituzioni. Comunque la tecnica delle ripetizioni può anche essere usata, della ripetizione può essere anche efficace in situazioni quando la persona è distratta, quando la persona è emotivamente coinvolta. Ad esempio, ti creano una situazione, un danno economico, una situazione del genere, e quindi poi ti fanno passare delle informazioni che diventano molto più facilmente delle suggestioni. Bauman, Zygmunt Bauman, la società liquida. Ecco, Bauman è un'altra persona che parla anche dell'amore liquido, no? Oggi anche l'amore, come dice giustamente Giorgio Cameli, Zygmunt Bauman ha teorizzato una società liquida, ma anche l'amore è liquido, no? Oggi le relazioni non hanno più una struttura, diciamo, una struttura solida, ma diventano liquide. E cosa vuol dire? Il liquido, che caratteristiche ha il liquido rispetto al solido? Che si conforma diciamo, a tante situazioni, no? Per cui le persone diventano anche più facilmente manipolabili fondamentalmente, perché tendono a conformarsi a varie strutture. Quindi questa società liquida, questo amore liquido, in realtà è un qualcosa di estremamente manipolativo. Quindi la tecnica della ripetizione, quindi, è un'altra tecnica che utilizzano i narcisisti, non soltanto come persone singole, ma anche come persone, manipolative. Ci sono altre strategie più subdole, no? Quella dei truismi, della creazione di un campo affermativo. Ti fanno dire dei sì, questo lo utilizzano anche molti venditori, ti fanno delle domande alle quali tu devi naturalmente rispondere sì, e poi quindi creano un campo affermativo per cui ti verrà sempre più difficile poi dire di no. Ti fanno prendere degli impegni, ti danno dei vantaggi, ad esempio come il narcisista che cerca di manipolarti offrendoti, come dire, di mantenerti. Spesso questo lo fanno gli uomini, non mi offro di mantenerti, ma nel frattempo ti rendo schiava. Il bello del bello è che molti nemmeno, dice Giorgio, si rendono conto, gli sembra che tutti gli esseri umani fossero settati così. Eh sì, perché poi il manipolato, come dice giustamente Giorgio, non si rende neanche conto di essere manipolato, no? È come il pesce rosso che vive all'interno della boccia e non sa che c'è il mare, perché pensa che il suo mondo sia solo la boccia dove vive. E così il manipolato entra in una realtà, diciamo, che gli ha creato ad hoc il manipolatore, e non si rende neanche conto che c'è fuori, che ci sono qualcos'altro, che ci sono altre possibilità. Crede che tutti vadano contromano, mentre lui in autostrada è quello che va contromano. Poi i manipolatori utilizzano spesso anche delle immagini simboliche, i simboli, no? Beh, pensiamo anche qua su manipolazione sociale a tutta la simbologia del nazismo, ad esempio, no? Come dire, i simboli coinvolgono tutte le manipolazioni, coinvolgono, ma anche proprio dei simboli, diciamo, dei simboli che vengono utilizzati anche da tutti, no? Anche la Apple, per dire, no? Utilizza moltissimo i simboli. Elon Musk nelle sue aziende, SpaceX, Tesla, utilizza immagini simboliche, quindi manipolandoti anche in questo modo, no? Ci sono tanti effetti
che anche spesso il narcisista utilizza quello che viene chiamato effetto Ben Franklin, no? Che è il fatto che se il narcisista inizia a creare una finta empatia emotiva, la mela del peccato, sì, esatto, Anna, inizia a fingere di essere felice per te, inizia a fingere di ascoltarti, inizia a creare una finta empatia, diciamo, avrà, diciamo, le persone si formeranno una visione positiva su di te e saranno più predisposte a, come possiamo dire, a essere succubi, ti elogerà, cercherà di inizialmente, soprattutto i narcisisti cover, di eleggerti come vitello d'oro, ma si utilizza proprio questo effetto, chiamato effetto Ben Franklin, che nasce proprio dal fatto che se molte persone non resistono alle adulazioni, diciamo, non resistono al fatto di essere adulati, al fatto che qualcuno finalmente si è accorto di te, qualcuno finalmente ti sta dando qualcosa. Un effetto Ben Franklin, diciamo, sviluppato maggiormente, poi diventa un vero e proprio love bombing. Ma altre strategie, quindi noi non dobbiamo stare veramente attenti a 360 gradi a tutte queste situazioni che ci possono far soffrire. Ad esempio, molte manipolazioni cercano di distrarti, il manipolatore cerca di indirizzarti da un'altra parte, ma anche il mainstream cerca di, come dire, distrarti utilizzando sempre un nemico, perché il manipolatore ti troverà un nemico. Ah, i tuoi parenti ce l'hanno con te, i tuoi colleghi ce l'hanno con te, i tuoi amici ce l'hanno con te, sono solo io che ti capisco, che ti comprendo e che ti amo. E come dicono. Ah, e come fanno anche, diciamo, il mainstream, no? Trovano sempre dei nemici. Un giorno saranno l'ISIS i nemici, il giorno dopo saranno, che ne so, i russi, poi saranno questi, saranno quelli, ma come dire, ti trovano i nemici e poi quindi ti manipolano, ti fanno fare quello che vogliono loro. Quindi dobbiamo anche cercare, come dice anche Giorgio, da un punto di vista sociale, diventare più attenti, perché la vera libertà è quella di essere attenti, sentire sempre più campane e cercare di farsi un'idea propria, anche se è difficile perché siamo martellati, diciamo, da tecniche di distrazione di massa, anziché prima delle tecniche di distruzione di massa, ci sono le tecniche di distrazione di massa. La dinamica di fondo è creare un rapporto costante causa-effetto. Creo il problema e offro la soluzione. Esatto. Quello che dice Giorgio, quello che fanno, ti distraggono con problemi che loro stessi ti hanno creato e poi ti danno una soluzione. Però la soluzione prevede il fatto che tu debba totalmente smettere di pensare, diventare una persona acefala, cioè non pensante. Perché i manipolatori, sia su scala, diciamo, nazionale, mondiale, eccetera, sia su scala individuale, vogliono avere a che fare con persone non pensanti, perché il pensiero ce lo devono mettere loro. E quindi questo è quello che succede. Quindi noi dobbiamo non diventare manipolabili, dobbiamo sottrarci, diciamo, alla manipolazione. E non dobbiamo assumerci responsabilità per altre persone, perché i manipolatori ti vogliono fare diventare responsabili di fatti loro, ad esempio. Quindi noi dobbiamo assolutamente distaccarci e non dobbiamo farci ricattare, che siano dai figli, che sia da qualunque situazione, dobbiamo, come dire, pagare il prezzo, diciamo, pagare il prezzo, ma non essere ricattabili, tenendo presente di cercare di sgamare tutte le bugie che ci vengono dette, perché i manipolatori ti daranno anche delle cose vere, ma mischiate a cose false. E soprattutto non dobbiamo perdere una cosa che è fondamentale, che è la fiducia in noi stessi. Perché la vera poi forza del manipolatore è stancarti, farti perdere fiducia in te stesso. Quindi
Nel momento in cui tu mantieni alta, mantieni forte la fiducia in te stessa o in te stesso, nessuno ti potrà veramente manipolare. La fiducia in noi stessi gioca un ruolo veramente importante per evitare di farsi manipolare e dobbiamo mantenerli in qualunque rapporto, non dobbiamo mai delegare la scelta ad altre persone e renderci conto che se una persona ti fa gaslighting, cioè ti fa passare per pazzo, cerca di usare il silenzio, cerca il silenzio punitivo, eccetera. E noi dobbiamo sganciarci da questa situazione, pagarne il prezzo perché ci sarà un prezzo da pagare, ma come direbbe Giorgio Cameli, meglio togliere, come dire, un dente quando il dente ha la radice marcia, che continuare a tenerselo e viversi un ascesso dopo l'altro. No, se sto dente ha la radice marcia, devi toglierlo e poi ti potrai fare un impianto, potrai fare qualcos'altro, troverai un'altra soluzione, ma continuare a farti ascessi dopo ascessi perché c'è sto dente marcio con la radice marcia non più curabile ti porterà a dei grandi problemi, no? Quindi questo è un punto fondamentale. Dobbiamo pagare il prezzo degli errori fatti sicuramente, ma questo prezzo alla fine ci darà di nuovo fiducia in noi stessi, ci darà di nuovo autostima, ci darà di nuovo capacità di, come dire, diventare padroni della nostra vita, senza farci deprivare della libertà, perché il narcisista cerca di privarti poi della libertà, cerca di privarti, in molte relazioni, ad esempio. Non dobbiamo temere le minacce, non dobbiamo temere le minacce. Se il partner ti minaccia, di lasciarti se non fai quello che ti dice, gli dici arrivederci, grazie, thank you and goodbye. Guarda che io me ne vado, prego, la strada è quella, si accomodi. Bisogna avere anche, come dire, la forza interiore, no? Se lui ti dice se non fai questo ti lascio e tu ti metti a fare quello. E sei, diciamo, come dire, gli hai dato un presupposto, no? È come l'orso che c'è stato quel caso, no? Recentemente del fatto dell'orso che ha sbranato, non so se vi ricordo, se avete seguito, no? L'orso che ha sbranato un runner, un ragazzo, un corridore che correva. Esatto, quindi di gestire la sfera emotiva, come dice Giorgio Cameli. Ecco, ci sono state diverse cose, no? Qualcuno diceva è giusto ammazzare l'orso, non ammazzarlo, a prescindere dal fatto che dovremmo rispettare la natura e non inoltrarci, diciamo, correndo magari in situazioni. Però c'è da dire questo, che l'orso, è successo in Trentino. Ha questa caratteristica che nel momento in cui ha assaggiato la carne umana, mangiando la carne umana, poi, come dire, se l'ha fatto una volta, vorrà farlo anche altre volte, perché si è rotto quel tabù, diciamo. La prima volta che un orso mangia la carne umana, poi diventa ghiotto, tra virgolette, di carne umana. Ed è lo stesso discorso del narcisista. Che la prima volta che ti ha manipolato e ha ottenuto dei risultati, ti manipolerà ancora, ti manipolerà sempre di più. Beh, l'orso non ha colpa, è vero, però io sentivo delle cose che, ad esempio, in Siberia, dove ci sono molti orsi, quando un orso sbrana un uomo. Supera questo tabù, diciamo, lo abbattono non tanto per vendicarsi del fatto che ha ammazzato un uomo, diciamo, non è la vendetta, almeno in Siberia, dove ci sono tanti orsi. Ho letto questo, poi vi sto riferendo quello che ho letto, ma abbattono l'orso per il fatto che avendo provato il gusto della carne umana, quando incontrerà altri uomini, indipendentemente da tutto. Indipendentemente da tutto, vorrà, diciamo, come dire, ripetere la cosa perché l'odore umano adesso gli produrrà questa tendenza. Poi, ovvio che si può metterlo in un'area circoscritta, ma senza, diciamo, dare la possibilità di ovviamente entrare più in contatto con esseri umani, diciamo, no? Sicuramente l'errore all'origine è quello di entrare in aree in cui magari non si dovrebbe entrare, però
Però diciamo, poi le soluzioni, se vogliono, ci possono essere. Io sto dicendo quello che succede in Siberia, no? Diciamo. Sì, in Siberia ci ballano assieme, però diciamo, se per caso un orso ammazza un essere umano, poi dopo lo abbattono per questo motivo. Io non dico che è giusto o che è sbagliato, dico semplicemente quello che fanno, poi si possono trovare. Però questa era semplicemente una metafora per dire che nel momento in cui ti sei fatto manipolare dal narcisista, il narcisista continuerà a manipolarti, continuerà a manipolarti a man bassa in tutti i modi. Però poi c'è da dire, ci sono tante cose da dire. Adesso non voglio dilungarmi sul discorso di uccidere o non uccidere l'orso, per carità, però noi purtroppo tolleriamo, ad esempio, siamo solitari con l'orso, giustamente. Ma poi tolleriamo ad esempio gli allevamenti intensivi, che ne so, di mucche, gli allevamenti intensivi di maiali. Ho visto un filmato sui cinesi dove c'erano dei silos enormi con dei maiali trattati in modo, dire disumano, è veramente, come dire, un qualcosa di. Quindi spesso queste cose vengono poi tollerate, non c'è un'opinione pubblica che si solleva. Gli animalisti si sollevano per proteggere l'orso, ma poi, come dire, tollerano allevamenti intensivi, tutte queste cose qua, insomma, che veramente sono come dire, come possiamo dire, una roba che a livello karmico, io credo che fin tanto che ci saranno queste cose, a livello karmico ci porteremo dietro un fardello karmico non notevole, notevole. Comunque, questo non è che c'entra con il tema di oggi. Comunque, diciamo che i narcisisti utilizzano tutte queste strategie. I narcisisti utilizzano tutte queste strategie per bloccarci, per vincolarci, per ucciderci, no? Quindi impariamo a essere sicuri di noi stessi, impariamo a essere fiduciosi di noi stessi. Impariamo a non consentire alle persone manipolatrici di controllarci. E questo è il punto fondamentale, no? È veramente la cosa fondamentale che dovremmo imparare a fare nella nostra vita per evitare di cadere, diciamo, nella problema, reazione, soluzione, no? Perché questa è quello che diceva Giorgio Cameli. Spesso noi cadiamo. Spesso noi cadiamo nel problema, reazione, soluzione, cioè persone che in passo 1 ti creano un problema, il manipolatore ti segnala l'esistenza di un problema che ti ha creato lui, ti produce una reazione amplificandoti il tuo problema, perché te lo amplifica il problema, prima te lo segnala, poi te lo amplifica, ti fa reagire, poi ti trova una soluzione. Ma la soluzione è sempre quella che tu devi essere in qualche modo controllato, devi essere in qualche modo succube, devi diventare in qualche modo schiavo del manipolatore, del narcisista. Quindi acquisire fiducia in se stessi e acquisire autostima ci permette di liberarci finalmente da questo tipo di manipolazione e di controllo, ed è cosa buona e giusta imparare a farlo. Bene, bene, quindi detto questo.